Buongiorno a tutti cari amici del canale, oggi vi porto in un posto meraviglioso, Rifugio Berti, Padola, Comalico Superiore, Dolomiti, Unesco, provincia di Belluno. Partiamo dal Rifugio Lunelli, dove lasciamo la macchina, facciamo tutta la risalita, arriviamo al Rifugio Berti e poi da lì un panorama mozzafiato. Guardate il video fino alla fine perché secondo me è un posto meraviglioso. Ciao a tutti! Partiamo in una nuova gita, vi porto al Rifugio Berti. Abbiamo appena passato il Rifugio Lunelli, il sentiero è molto facile e assolutamente ben tenuto. Ci sono alcuni tratti dove bisogna fare particolare attenzione, soprattutto nella parte finale, però è sicuramente un percorso che si può fare in una bella giornata di settembre come quella di oggi. Guardate che bello questo sottobosco, ci sono dei giochi di luce ed ombra che sono veramente favolosi. Guardate lì che parete di roccia verticale, molto imponente, e con questa nostra passeggiata l'obiettivo è quello di arrivare in cima lì, dove c'è il Rifugio Berti. Mi trovo alla base della valle e devo fare questo sentiero e risalire in questo versante della montagna. C'è tutto un percorso a zig zag che ci porta fino in cima al rifugio. Qui abbiamo una prima indicazione sulla destra verso il Creston Popera, che è un'area di arrampicata, mentre a sinistra si va verso il Rifugio Berti. Tornando sulla destra, da dove siamo arrivati noi, si arriva al Rifugio Lunelli e quella è la strada che abbiamo appena percorso. Guardate che bello questo larice. Qui c'è un ruscello che scende verso valle e che parte proprio vicino al rifugio. Qui c'è un punto di bianco, le rocce hanno un'intensità e una luminosità pazzesca. Considerate che in questo momento sono circa le 11 del mattino e il sole è quasi sullo zenith. La giornata è fantastica, non c'è neanche una nuvola, siamo nel mese di settembre. E ci sono circa 25 gradi, per cui condizioni ottimali per fare una bella gita in montagna. Poi, come dico sempre, meglio sempre partire attrezzati. Io, nonostante le previsioni siano ottime, porto sempre un pile e qualcosa che possa riparare dall'eventuale, anche se remota, pioggia. Siamo sempre in montagna, dobbiamo essere pronti a tutto. Guardate che meraviglia che si apre dietro le mie spalle. Tutta la valle che ci porta al Rifugio Berti. Guardate che bello che è questo barancio, che è una tipica pianta montana che cresce sopra una certa altitudine. Guardate gli aghi, che giochi e che colori. La cosa interessante è che con le pigne è uso e consuetudine fare la grappa, per cui molto molto bella questa pianta e molto suggestiva. Qui cresce un po' ovunque perché siamo ad una quota di un certo livello. Guardate lì di fronte invece quella bellissima distesa di larici che credo che fra circa un mesetto, forse anche meno, ci regalerà i colori del tipici autunnali del foliage. Guardate che bello. Bellissimo questo tratto, vedete il sentiero com'è? Assolutamente percorribile, molto molto bello. Da questa prospettiva possiamo ammirare il Col Quaternà, lì così, e tutta la spina, che è la montagna che divide a grandi linee il Comelico dall'Austria. In realtà ci sarebbe un'altra valle appena dopo, prima di arrivare sulla cresta di confine, però siamo molto molto vicini. Sto risalendo e guardate, lì così abbiamo il rifugio.
si inizia a vedere in lontananza. Ci sono ancora credo 150 metri di dislivello per arrivare in cima, però sono quasi arrivato. Guardate le montagne sulla sinistra come sono imponenti, e questi numerosissimi larici e baranci che vanno ad arredare l'ambiente, bellissimo. Lì così davanti a me c'è la cima Colesei, che è un altro posto molto bello da visitare. Probabilmente vi porterò in un prossimo video anche lì, perché da lì c'è tutta la vista verso la Val Comelico e verso addirittura le montagne del Friuli viste dall'alto. Molto molto bello. Guardate che bello questo passaggio, c'è un ruscello che scende e guardate la parete che va verso la cima. Quasi in cima, sono a pochi metri dal rifugio e guardate che cosa si apre all'osservatore, fantastico. C'è una valle bellissima e lassù abbiamo il passo della Sentinella e qua dietro si vede il tetto del rifugio. Beh, cari amici del canale, il posto di oggi è magnifico, guardate cosa c'è dietro di me, guardate che meraviglia. Qua dietro c'è il rifugio e lì abbiamo tutta la valle del Comelico, bellissimo, poi la giornata è super. Ed eccoci arrivati al rifugio Berti, guardate adesso la meraviglia di panorama che si apre dietro di me. Mi giro e qui abbiamo tutta la catena montuosa che arriva fino al Monte Jarnola in direzione della Valle del Comelico, sopra Padola. Qui abbiamo tutta la valle della Val Grande con la spina e a sinistra c'è la funicolare con la quale il rifugio si dota dei materiali portati da valle fino a monte, vedete? È fantastico, abbiamo un panorama pazzesco, mentre se ci giriamo dietro al rifugio abbiamo tutta la valle che ci porta fino in cima alla Forcella, veramente molto molto bello. Abbiamo la ferrata Zandonella, il passo della Sentinella, i laghetti del Popera. Mentre se andiamo verso destra possiamo raggiungere un altro rifugio molto bello ma chiuso, che è il rifugio Olivo Sala. Guardate che sorpresa, dietro a questi baranci, guardate che cosa si apre adesso, guardate che meraviglia. Ma ora mi fermo a mangiare qualcosa, faccio una pausa e poi continuo la gita. E dopo una pausa succulenta, ora torniamo nella strada di prima, però proviamo a fare un percorso un attimino diverso, cioè andiamo nella parte destra rispetto al rifugio. Vedete, quello è il carrello al quale si attacca la teleferica per portare il materiale in cima al rifugio, guardate. Questo è il sentiero che va nella direzione della Forcella. Io sono partito da qua con la macchina, Padola, poi sono andato verso Val Grande. Siamo risaliti e siamo arrivati qui nella zona del rifugio dove ci troviamo adesso. Una bellissima gita che consiglio a tutti di effettuare. Numerose le ferrate che si possono effettuare partendo proprio dal rifugio Berti. Guardate, qua ci sono anche delle cartine molto interessanti che descrivono i percorsi, alcuni più difficili, alcuni più semplici, però sicuramente molto interessanti. Qua ci sono addirittura i punti di accesso, la durata di ogni percorso e i punti di arrivo. Noi siamo arrivati qui con la macchina, dal rifugio Lunelli abbiamo fatto la risalita con tutti i tornanti, siamo arrivati al rifugio Berti,
e poi abbiamo fatto un giro qua nelle immediate vicinanze. Volendo ad Alberti si può andare verso il rifugio Sala, arrivare a Monte Colosei e ritornare al rifugio Lunelli. Qui abbiamo la partenza per la ferrata Rogel e il bivacco Piovan. Guardate la bandiera dell'Italia e queste meraviglie. Guardate che catena montuosa pazzesca. Beh, carissimi, che vi posso dire? Qui in rifugio si mangia divinamente, ve lo consiglio. Ci sono piatti tipici, uno meglio dell'altro, in un contesto e un ambiente veramente autentico, un vero rifugio di montagna. Venite a visitarlo perché merita. Ma guardate la luce che c'è in questo ghiaione, è veramente qualcosa di fantastico. C'è la luce che pennella letteralmente la valle e sembra quasi che così la dipinga, veramente c'è un gioco di chiaroscuri fenomenale. E la scena diventa molto più tridimensionale perché chiaramente adesso inizia la luce proprio a creare tridimensionalità all'immagine, all'atmosfera e a tutto il contesto che riusciamo ad ammirare. Nella gita di oggi ho effettuato diversi scatti fotografici utilizzando un 50 mm 1.4 della Nikon e la mia fidata D750. Alcuni scatti li ho effettuati a colori, ma molti, vista l'ora in cui ho deciso di fotografare, li ho realizzati in bianco e nero. Ve li metto tutti alla fine del video. Da qui si riesce a vedere perfettamente dove ho lasciato la macchina al rifugio Lunelli. E questa è la risalita che abbiamo fatto durante tutto questo costone di roccia. Siamo venuti su e siamo risaliti qua. Ed ecco un ometto segnavia. Ed eccoci qua, cari amici del canale, anche per oggi questo video è arrivato alla fine. Spero che vi sia piaciuto, abbiamo visitato il rifugio Berti, abbiamo mangiato lì, mangiato benissimo, un'accoglienza strepitosa e poi cosa posso dire? Andate a visitare il rifugio Berti perché veramente merita. Luoghi magnifici, montagne imponenti. Ogni sabato alle ore 18 esce un nuovo video, andreacostagallery.com, il mio sito internet, il mio canale YouTube e anche Instagram. andreacostagallery.com, iscrivetevi al canale e se questo video vi è piaciuto mettete un like. Ciao a tutti, al prossimo video.